Allora, questa mattina iniziamo, sono le 6 e un minuto e devono arrivare gli altri, diciamo, tra virgolette, ospiti. Qualcuno non è più un ospite, Achille Cester ormai non è più un ospite, anzi uno dei nostri così, animatori. E abbiamo Fabio Nordio, ciao Fabio, presidente di Atri, questa mattina molto gentilmente è venuto a trovarci. Ciao Fabio, come stai? Buongiorno, buongiorno Andrea, saluto a tutti. Allora, per chi non lo conoscesse, Fabio Nordio è presidente di Atter, che è subentrato a Speranzon, che si era dimesso appunto in occasione delle elezioni regionali e poi è stato eletto, diciamo, come consigliere regionale quando era provincia di Venezia. E quindi tu sei presidente di Atter di tutta la provincia di Venezia, giusto? Certo. Allora, mentre aspettiamo gli altri che non sono ancora arrivati, io direi di guardare alcuni titoli. In particolare quello che mi così tra quelli che mi hanno personalmente, diciamo, più non dico colpito, ma comunque è all'altezza, è su posto tutti i giornali, che praticamente il Senato, anche il Senato è stato chiuso perché ci sono stati più di qualche senatore positivo, tra cui due senatori positivi del Movimento 5 Stelle, Francesco Mollame, senatore del Movimento 5 Stelle positivo già da giorni, Marco Croatti, anche lui senatore trovato positivo al Covid, sempre dei 5 Stelle, ma poverini, non è mica che vogliamo fare contro i 5 Stelle, ma a fatalità che sono stati contagiati loro, e Edmondo Cirielli, che invece è di Fratelli d'Italia, tra i primi contagiati. Quindi anche loro tutti in fila per il tampone. Tu cosa dici? Sappiamo che anche voi come Atter avete avuto un'esperienza un po' simile. Sì, anche noi all'Ater giovedì scorso un dipendente che si trovava a casa in malattia, al quale il proprio medico ha effettuato il tampone, è risultato positivo asintomatico. Quindi è scattato all'interno dell'Ater il protocollo di sicurezza, abbiamo chiuso l'Ater da giovedì a lunedì e nel frattempo abbiamo fatto testare con i test, con i tamponi tutti i dipendenti dell'Ater, gli 86 dipendenti che al momento ci sono all'Ater. I risultati li abbiamo avuti metà martedì mattina e metà pomeriggio e fortunatamente sono risultati tutti negativi. A mio modo di vedere, vista la cura e il protocollo adottato all'interno dell'Ater, ritengo che adottare misure di sicurezza come l'utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani con prodotti che disinfettano le mani possa portare comunque le aziende a lavorare in sicurezza. Anche perché è un problema comunque chiudere un'attività per 2 o 3 giorni nel momento in cui si riscontra un positivo, anche se è doveroso per tutelare comunque la salute dei dipendenti. Nel nostro caso siamo stati insomma anche fortunati e devo dire che sono soddisfatto di come l'Ater sta affrontando il problema del Covid. Certo, per fortuna diciamo che con questo contesto generale, comunque anche il Servizio Sanitario Nazionale, in particolar modo la nostra ASL 3, insomma, è riuscita a fronteggiare. Ovviamente non è facile, come si dice, fare le analisi di decine di migliaia di tamponi in continuazione, quindi c'è stato anche Certo. qualche ritardo, ma insomma. Nel contesto in cui viviamo, regionale, nazionale e direi mondiale, mi sembra che, insomma, e tra l'altro l'Italia è quella che al momento, dopo la buriana che c'è stata marzo-aprile scorso, è quella che ha affrontato meglio, sta affrontando meglio, almeno per il momento, speriamo, la situazione. Senti, visto che stiamo ancora aspettando gli altri ospiti, e passerei un attimo a una notizia più di carattere locale, visto che tu, anche se sei il presidente della provincia di Venezia di Atter, sei anche, diciamo, Chiogiotto, Nordio, e c'è una delle notizie locali più, così che anche questa mi sembra più incisiva, è, diciamo, un articolo che c'è sul Gazzettino di oggi, che praticamente del comandante della Capitaneria di Porto, che diciamo si sfoga per l'affondamento di quel peschereccio che è ancora da diverse settimane sul canale San Domenico Interno. Il titolo è Quel relitto è una vergogna, la capitaneria ora si sfoga. Ancora non è partita alcuna operazione di recupero del peschereccio affondato, sono passate le settimane. Certo, è una situazione diciamo difficile perché parliamo di questa famiglia che ha diciamo sì, insomma, che l'armatore di questo peschereccio
e ovviamente per recuperarlo ci sono delle difficoltà, però questo problema dei pescherecci è arrivato. Achille, l'ingegnere Achille. Buongiorno, ciao a tutti. Achille. Buongiorno. Stavo parlando di una notizia qua di Chioggia, praticamente c'è un peschereccio affondato nel canale San Domenico interno, praticamente uno dei canali più importanti, quello diciamo che uno dei due che costeggia la pescheria, il mercato ittico all'ingrosso, e praticamente c'è questo peschereccio affondato da diverse settimane. Il comandante di Chioggia, Michele Messina, si è lamentato sui giornali appunto che non è stato fatto ancora il recupero, ed è un grosso problema che affligge diciamo la nostra situazione locale, perché ce ne sono tanti pescherecci che sono in disarmo e sono legati alle varie così all'ormeggio, ma è un pericolo continuo di affondamento. Darei la parola intanto, saluto a Alessandro Santi. Buongiorno. Gli spedizionieri qua di Venezia, che molto gentilmente questa mattina è venuto a trovarci. Stavamo parlando di un peschereccio affondato qua da diverse settimane qua a Chioggia. Darei subito la parola un attimo a Fabio Nordio, presidente di ATER, che anche qui, oltre ad essere presidente di ATER della provincia di Venezia, è su Chioggia. Cosa ne pensi di questa vicenda, di questo peschereccio affondato? Penso che sia comunque indecoroso lasciare un peschereccio, oltre che pericoloso anche per l'ambiente, un peschereccio in quelle condizioni. Abbiamo visto che ce ne sono molti, sarebbe necessario trovare comunque dei fondi o dei contributi per poter aiutare questi armatori, per evitare queste situazioni, perché non penso che questa situazione sia dovuta a volontà dell'armatore di lasciar deperire un peschereccio e quindi di farlo affondare. Penso che bisogna comunque intervenire per aiutare la pesca, l'artigianato. In un momento di crisi come questo, insomma, le aziende stanno chiudendo. Abbiamo visto a Venezia, città insomma che fino a poco tempo fa era diciamo baciata dalla fortuna, e quindi con attività commerciali e artigianali che erano floride, che oggi stanno chiudendo. Ci sono dei cali di lavoro di circa il 60% generalizzato un po' in tutte le attività, senza dimenticare insomma gli affitti molto alti che vengono pagati nella città di Venezia. Per quanto riguarda Chioggia, c'è un po' un problema di chi deve intervenire, a quanto mi pare di capire. C'è il provveditorato alle opere interregionali che dovrebbe intervenire per la rimozione di questo peschereccio. Diciamo che io colgo l'occasione per puntare un attimo l'attenzione sul fatto che comunque non si può pensare per esempio un domani di gestire il MOSE con burocrati da Roma, ma bisogna comunque inserire all'interno di questi organismi delle persone presenti in loco che vivono insomma il posto di cui dove parliamo. Quindi anche per quanto riguarda il MOSE è necessario che questo venga affidato alle persone che conoscono la laguna e che possono intervenire in maniera tempestiva. A proposito di MOSE, e visto che darei subito la parola a Alessandro Santi, oggi ci sono i titoli, appunto era la prima notizia che volevo parlare, ma nel frattempo appunto abbiamo aspettato gli altri ospiti. Ospiti, tra parentesi, perché Achille ormai non è un ospite, ma è uno dei nostri animatori. C'è meteo, allarme rosso, il MOSE è pronto ad alzarsi, e stiamo parlando di oggi praticamente, quindi oggi potrebbe esserci il primo reale test in cui il MOSE potrebbe essere dimostrarsi, speriamo finalmente, una soluzione al problema delle alte maree. Tu cosa ne dici, Alessandro, visto che a Venezia si aspetta una marea più alta di quella di Chioggia? Grazie intanto a tutti, scusate il leggero ritardo. Sembra fatto apposta che mi avete invitato oggi, a parte che anche per me non è la prima volta, ma nel giorno in cui effettivamente sembra e viene annunciato, o meglio era stato annunciato nei giornali di ieri, però diciamo che oggi la notizia si rende più concreta, e devo dire che dalle verifiche fatte effettivamente la macchina del MOSE sembra si stia attivando per questa prima alzata, diciamo in modalità seppur provvisoria, perché ricordo che si tratta comunque di un'azione gestita in maniera provvisoria fino alla fine del prossimo anno, in quanto il MOSE non è ancora nelle condizioni di poter operare diciamo a regime, l'opera non è ancora collaudata, mancano ancora molte parti, però effettivamente si tratterebbe del vero primo test a caldo, cioè di un vero primo test in presenza di quelle condizioni meteo marine tali da rendere
l'opera sotto stress, che è uno stress ovviamente a regime, nel senso che è uno stress in presenza di vento, in presenza di onde, in presenza di una marea effettivamente eccezionale, in quanto si prevede comunque attestarsi tra i 130 e i 140 centimetri. Devo dire che questo sta mettendo in moto tutta una serie di rapporti tra le istituzioni in maniera tale da poter avere le informazioni in tempo utile per riuscire da una parte a salvaguardare le attività commerciali che sono legate, quindi ovviamente dato il mio ruolo l'attività delle navi commerciali in atterraggio, in uscita dai porti di Venezia e di Chioggia. Questo coinvolgerà evidentemente anche l'attività peschereccia, nel senso che ricordo come queste due attività commerciali devono riuscire ad avere una continuità, seppur nella discontinuità. Su questo stiamo lavorando in maniera molto forte già da qualche settimana. Devo dire che noi come associazione, assieme all'associazione di terminalisti, assieme al provveditorato, alle opere pubbliche, al consorzio e a Capitaneria di Porto e Autorità di Sistema Portuale, stiamo cercando di interagire con il sistema in maniera tale da rendere anche da questo punto di vista l'operazione indolore. È chiaro che l'attenzione non sarà rivolta tanto a vedere quante navi o quali navi potranno avere discontinuità o comunque interferenze, quanto a vedere che il sistema effettivamente riesca a dare quello che tutti noi, da veneziani, veneti e lagunari, e chioggiotti in questo senso, e assolutamente inclusi, quale sarà il risultato di tanti anni di attesa, di tanti soldi investiti, e quindi speriamo per il bene, speriamo che effettivamente il sistema risponda per come è stato costruito e pensato. Achille? Dal 4 novembre del 66 che si cercava di mettere in sicurezza Venezia, allora l'acqua alta era stata di 194 centimetri. Qui si aspetta una sciroccata con una marea prevista intorno ai 130. La decisione spetterà, mi sembra, al Consorzio Venezia Nuova, in attesa che si crei un'autorità di laguna che appunto gestisca questo MOSE. Speriamo tutti che funzioni. La marea attesa è una marea importante, dovrebbe essere sui 130-140 centimetri, non so se è un dato corretto, e speriamo tutti quanti che il MOSE funzioni, che si alzino queste paratie. Nel 2003 era stato inaugurato, era un'opera iniziata dall'allora ministro Altero Matteoli, e tutti noi speriamo che funzioni, insomma. Ma su questo che tutti noi speriamo che funziona, avrei qualche perplessità, perché io credo invece che ci sia una parte di persone che invece sperano che non funziona, perché hanno sempre sparato contro questa opera, e quindi sarebbe la loro più grande soddisfazione che non funzionasse. E vorrei dire un'altra cosa, permettetemi, che il vero costo che abbiamo avuto del MOSE non è della sua realizzazione, ma dei ritardi che sono stati causati per la sua realizzazione, perché a quest'ora da anni il MOSE sarebbe finito e non avremmo avuto dei costi importanti, tra cui tutti i danni che abbiamo subito con le alte maree, tra cui quella disastrosa del novembre scorso. Non so se sei d'accordo con me, Fabio, su questo che dico. Ah, sono d'accordo. Poi diciamo che nel momento in cui un'opera di queste dimensioni, una delle opere più importanti che vedono la luce oggi al mondo, direi che insomma bisogna essere tutti positivi e sperare che questa opera funzioni veramente, anche perché i soldi sono stati spesi, sono stati molti. Io comunque ritengo che non bisogna guardare al passato, ma bisogna guardare al futuro, e quindi non recriminiamo su quello che è stato fatto e vediamo se questa opera funziona, insomma. Tra l'altro il Baby Mosa Chioggia funziona da 6 anni. Comunque, a parte questo, andiamo un attimo su un altro titolo nazionale, e c'è una cosa credo che veramente sia da rifletterci, ed è sul reddito di cittadinanza. Praticamente adesso il Tesoro stima, sto prendendo da un articolo del Gazzettino, il Tesoro stima che il sussidio costerà 9,5 miliardi, 2 miliardi e mezzo in più rispetto al 2020. Il Partito Democratico vuole ridurre la platea e aumentare le verifiche, ma i 5 Stelle si oppongono. Voi sapete, noi sappiamo che il grande consenso che hanno avuto alle scorse elezioni politiche dei 5 Stelle
è stato appunto soprattutto al sud per il reddito di cittadinanza che è stato diciamo distribuito a pioggia. Adesso a distanza di qualche anno cosa ne pensate voi su questa misura e su come andrà a finire secondo voi questo tira e molla tra Partito Democratico e 5 Stelle con arbitro in mezzo il Premier Conte? Darei la parola subito a Alessandro Santi. Ma allora, mi pare che la dialettica sia destinata, mi auguro, ad una facile risoluzione, nel senso che se pensiamo di continuare con delle politiche tipo il reddito di cittadinanza, ma quota 100, e puntiamo questo come obiettivo da raggiungere per riuscire a rifare ripartire l'economia e soprattutto a salvare le nostre aziende, credo, e le nostre attività, credo che sia il passo sbagliato, ma non lo dico io, credo che sia arrivato un messaggio molto chiaro dalla comunità europea, credo che anche menti illuminati, non più di tanto illuminati in Italia, capiscano che questa politica è una politica deleteria. Non dico di cancellare tutto immediatamente, ma credo che se si pensa di investire i denari nel proseguire queste politiche di sostentamento a pioggia, non ha assolutamente senso. Anche la politica, la lezione del recovery fund deve andare in quella direzione, i soldi devono essere investiti in maniera tale da rilanciare l'economia e dare fiato all'economia. Questo chiaramente va compensato contemporaneamente con sussidi e con aiuti, ma che vanno fatti in maniera intelligente e non così nei rivoli, voglio dire, di un assistenzialismo che poi non permette in nessuna maniera una ripartenza. Achille? Ma diciamo che è stato un fallimento, era una misura che doveva essere a sostegno di questa frange emarginata della popolazione, è finito in mano a evasori fiscali, assassini, come il caso dei Fratelli Bianchi, ricordiamocelo tutti, facevano una vita da nababbi, erano dei violenti e percepivano il reddito di cittadinanza. Del resto, pensare di far trovare lavoro con i navigator, che erano comunque dei disoccupati, gente che non aveva mai lavorato, ad altre persone che non avevano mai lavorato, è interessante l'articolo che c'è su Panorama, questa confessione di un navigator che dice: io ho avuto a che fare con persone di tutte le estrazioni sociali, tra cui anche persone che effettivamente ne avevano bisogno, anziani che non parlavano nemmeno l'italiano, che era quasi impossibile reinserire nel mondo del lavoro. È una misura di sostegno sociale che comunque, così come è stata studiata, è servita semplicemente a coltivare un certo elettorato. Ecco, è una critica forte che facciamo a Di Maio, del resto aveva un obiettivo ben preciso, lui l'ha perseguito con lucida follia e l'ha portato a casa. Però il reddito di cittadinanza non funziona. È logico che ci siano dei mal di pancia da parte del PD, che è l'alleato di governo di Di Maio. Il reddito di cittadinanza va senz'altro ripensato e costa tanto e non ha i benefici che uno si aspetta. Io la vedo così. Sono 2 miliardi e mezzo. Conte sta disfando quello che il governo Conte aveva fatto. Ecco, in questi giorni assistiamo, quindi smonta quota 100, smonta la legge sugli immigrati, sta cercando di smontare o di depotenziare il reddito di cittadinanza. Il trasformista Conte sta prendendo una direzione diversa. Questa è la mia impressione. Tu, Fabio, cosa ne dici? Pensi che riuscirà Conte a smantellare queste misure? Ma non lo so se Conte riuscirà a smantellare le misure del reddito di cittadinanza. Penso che comunque, mi sembra comunque che non costi 2 miliardi e mezzo, ma si sia arrivati a 9 miliardi, quindi 2 miliardi e mezzo in più di quello che era previsto, insomma, il costo di questo reddito di cittadinanza, che è previsto in vari paesi europei, un sostentamento alle fasce più deboli, però non in questo modo così generalizzato, che ha portato all'inserimento all'interno di questo meccanismo di persone, insomma, che, come diceva l'ingegnere Achille, non hanno sicuramente né il diritto e neanche la voglia poi di andare a lavorare, quindi fallimento sicuramente dei navigator che magari non riuscivano neanche loro a trovare lavoro. Oggi sfido chiunque a trovare lavoro per altri, insomma, se non è in grado di trovarlo neanche per se stesso, la vedo una cosa dura. Volevo fare un appunto
al nostro amico, insomma, Sante, perché non avvicinerei il reddito di cittadinanza a quota 100, perché una è un sistema di assistenzialismo generalizzato, l'altro serviva per permettere a persone, insomma, che da molti anni si trovano nel mondo del lavoro di poter finalmente dedicarsi alla propria famiglia, non essendo magari neanche più in grado di portare a termine il proprio lavoro in maniera, insomma, efficiente e qualificata. Tutto qua. E vi passo un altro titolo che a me ha colpito molto, perché è passato anche per Chioggia, questa volta è La Riviera, e cito sempre il Gazzettino: i sindaci perdono il potere di fermare le antenne del 5G. La decisione del governo ha costretto il comune di Camponogara a revocare l'ordinanza di fronte alla causa intentata dalla Wind. Questo è quello che è successo anche qui a Chioggia. A suo tempo il sindaco di Chioggia aveva voluto a tutti i costi, sulla spinta di alcuni cittadini emotivi, che mi sono permesso di equiparare ai contadini dell'Ottocento in Inghilterra, che quando vedevano i primi treni, le prime locomotive, facevano ostruzionismo perché spaventavano le vacche. E quindi il primo cittadino di Chioggia ha fatto questa ordinanza, diciamo per precauzione, perché siccome non ci sono studi che dicono che il 5G fa male, adesso, qualche settimana fa, ne abbiamo dato notizia su Chioggia Azzurra, il sindaco, come avevamo previsto, l'ha ritirata. Stessa cosa sta succedendo su questa, diciamo, a Camponogara. Su questo benedetto 5G, visto, Achille, che tu sei ingegnere e ti occupi appunto della sicurezza, non solo appunto dell'elettromagnetismo, ma anche delle radiazioni, ci dici un attimo il tuo pensiero tecnico. Il 5G intanto dovrebbe essere una rivoluzione, perché trasporta una quantità di dati che è circa 10 volte superiore a quella del 4G. E per di più il tempo di latenza, cioè la risposta degli apparecchi che sono connessi con questo 5G, crolla drasticamente. Passiamo da 1 a 10 millisecondi contro i 100 millisecondi di prima. Quindi il 5G ci può portare ad esempio alla guida autonoma delle auto, ci può portare al controllo di tutta una serie di apparecchiature e soprattutto ci porta a una trasmissione di dati che è incommensurabilmente più grande di quella che è adesso. Fai conto che se prima per scaricare un CD ci mettevi 4 minuti, col 5G ci metti 10 secondi. Qual è la paura di questo 5G? È la paura che le frequenze e la lunghezza d'onda è più piccola di quella del 4G, anche se l'energia trasportata è di gran lunga, l'energia in gioco è di gran lunga inferiore. Quindi in teoria il 5G dovrebbe fare meno male del 4G oppure della banale trasmissione delle frequenze radio. Ricorderemo tutti, visto che è un periodo in cui si parla di Vaticano, il problema delle frequenze di Radio Maria su alcuni palazzi, che creava dei problemi seri e pare anche che avesse portato a dei problemi di cancro, di leucemia. Le onde elettromagnetiche sono guardate con sospetto perché potrebbero, in quantità di energia importante, portare a una forma di cancro del sangue, appunto la leucemia. Lo è dimostrato per i bambini, non è dimostrato per gli adulti. Detto questo, come dicevo prima, non è il tipo di radiazione che fa male, è la quantità che è in gioco. Nel caso delle onde radio c'erano quantità importantissime di energia trasportata. In questo caso del 5G questo non è vero. Quindi sfatiamo questo mito, che serve però, secondo me, ed è messo in giro d'arte, per spaventare la gente nei confronti di questa nuova tecnologia. Abbiamo visto Pompeo che è venuto in Italia apposta per cercare di dissuadere il governo italiano dall'aprire le porte alla Cina e a Huawei nel settore di questa alta tecnologia. Perché chi controlla il 5G di fatto controlla una nazione, perché controlla il suo flusso di informazioni, controlla il costo a cui viene scambiato questo flusso di informazioni. C'era un articolo di questi giorni dove si diceva: io quando ero un ragazzo spendevo i miei 700-800 euro per truccare il Vespino, oggi i ragazzi spendono i loro 700-800 euro per comprarsi un telefonino con questo navigare.
Quindi è proprio cambiato il modo dei consumi, è cambiato il nostro modo di vivere. Dipendere in tutto e per tutto da una tecnologia base da un paese straniero è senz'altro una fonte di preoccupazione. Quindi non direi una fonte di preoccupazione per la salute, perché come ti dico il 5G mette in gioco energie che sono più basse e quindi in teoria fa molto molto meno male, ma è un problema di sicurezza e di capacità di una nazione di gestire i propri flussi di informazioni. La scusa che il governo ha portato è: ma no, non c'è problema perché noi abbiamo la Golden Share. Già il nome non ti dice niente, in realtà dovrebbe essere una sorta di decisione di azione pesante che ha il tesoro in mano per decidere su certi argomenti strategici, ma quando tu non hai in mano le chiavi della tecnologia puoi decidere ben poco, ecco, sulla carta. Quindi direi che le preoccupazioni di Pompeo di questi giorni hanno un fondamento, che non sono legate alla salute. Poi, come ti dicevo l'altro giorno, si può manipolare l'opinione pubblica facendo uscire degli articoli apposta e manovrando quelle che sono le informazioni che appaiono sul web. In questo momento appaiono queste informazioni che parlano di salute di 5G, ma io non ne vedo assolutamente la fondatezza. Ecco, dal passare la parola a Alessandro Santi, che visto che c'è l'aspetto politico del 5G, c'è in visita Pompeo, che è il, diciamo, il segretario di Stato americano a Roma, che sta facendo pressione appunto perché l'Italia abbandoni l'accordo in itinere con la Cina appunto per il 5G tramite Huawei, che l'accusa, che l'America accusa di la possibilità di spiare le trasmissioni, quindi avere in mano veramente il controllo dell'informazione. Abbiamo visto quanto è importante, si è dimostrato quanto è importante, e tra l'altro Pompeo sta facendo pressione anche sul Vaticano perché faccia saltare l'accordo che lo Stato Vaticano ha con la Cina per la nomina in comune dei vescovi cinesi, anche lì, diciamo, sarebbe da dire. Ma l'aspetto che a me incuriosisce è questo: allora sì, l'America giustamente parla di sicurezza, però noi, giusto Alessandro, abbiamo anche, diciamo, come paese, come Italia, ma anche come, diciamo, Europa, abbiamo la necessità commercializzare con la Cina. Quindi siamo proprio sicuri che questo aspetto americano, che diciamo spinge tanto sulla sicurezza, e non sia in realtà una manovra per tenerci al loro carro? Punto di domanda. Ma no, certamente, cioè, si tratta come sempre di strumentalizzazioni che hanno ben altri obiettivi, cioè alla fine il 5G potremmo dire la stessa cosa per i porti, no? Nel senso che tutta la battaglia che si è tenuta sul fatto di non avere le compagnie cinesi all'interno delle strutture, delle infrastrutture strategiche europee, in questo caso parliamo semplicemente di italiane, quindi la lotta su Trieste, la lotta su Genova, cioè affinché i cinesi non avessero delle strade aperte per investire sulle infrastrutture, è esattamente l'altra faccia della medaglia dell'infrastruttura tecnologica di cui bene ha rappresentato il collega. Cioè il fatto di base è che la detenzione delle connessioni in senso lato diventa lo strumento strategico per il futuro, e lo abbiamo visto in maniera molto chiara. Quindi che siano connessioni, diciamo, dati, o che siano connessioni infrastrutturali, quindi porti, strade, diventano chiaramente strategiche, e lo abbiamo visto in maniera chiara in un momento di pandemia, cioè il detentore delle connessioni ha gioco più facile rispetto a chi le connessioni non le detiene. Hai bisogno di trasferire mascherine, defibrillatori, nel nostro caso apparecchiature sanitarie, qualunque cosa che serve in questo caso proprio per la sopravvivenza di un paese, tutta la parte alimentare, tutta la parte energetica. Se tu detieni le connessioni, in questo senso intendo dal paese di origine dove si generano le materie prime o i prodotti finiti, e purtroppo l'Europa non è più in grado di generare questi prodotti, fino a destino, penso per esempio alla Germania, lei detiene le navi container, detiene i porti, detiene le interconnessioni in mezzo Europa. La Cina sta tentando di fare questo, quindi qualunque sistema che possa permettere evidentemente agli Stati Uniti, che in questo momento sono deficitari rispetto al colosso cinese, con forme in qualche misura di, non voglio dire ricatto, ma comunque di pressione politica forte. Donna, mi interrompo, concludi perché mancano 30 secondi. No, concludo in realtà. Concludi, no, ma un saluto anche
Do io un'ultimissima, che chiudiamo con questa, una sul New York Times. Invece di parlare del confronto tra Trump e Biden, c'è la notizia che parla dei Murano Glass, e praticamente parla della nuova generazione di artisti di Murano, in pratica. Quindi c'è questa, un bellissimo articolo con le foto dei prodotti di Murano, quindi sul New York Times di oggi. E quindi voglio dire, adesso purtroppo dobbiamo chiudere, per fortuna, amico. Dobbiamo passare i 40 minuti, abbiamo smesso. Hai speso bene i tuoi 2 euro questo mese. Grazie a tutti della presenza, e ciao, alla prossima. Ciao, ben grazie. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao.